Fotografie realizzate dagli stessi bambini e ragazzi che mostrano le difficoltà di una vita in una casa di lamiera, ma anche le prospettive del futuro. Cleto Romantini. Raccontare la vita all'interno di Matare, uno dei più grandi agglomerati suburbani della periferia di Nairobi, attraverso le immagini. Il progetto fotografico Through Our Eyes dell'associazione Still Our Eyes si arricchisce di un nuovo capitolo, arrivando a coprire, dopo l'esperienza in un hotspot delle isole greche a Samos e nei campi per sfollati interni di Ad Dana nel nord-ovest della Siria, anche il Kenya. Fino al 22 maggio 60 foto realizzate da bambini e adolescenti fra i 9 e i 17 anni saranno in mostra al Museo delle Civiltà di Piazzale Marconi a Roma. Ci sono ovviamente documentate le situazioni di difficoltà, la paura, l'insicurezza che questi bambini provano a vivere in delle case di lamiera, ma ci sono anche tutte le loro prospettive per il futuro, cioè come cambiare questo posto dall'interno, essere loro i fautori del cambiamento, ed è anche quello che ci auguriamo noi attraverso l'educazione, attraverso la nostra scuola internazionale che è proprio nello slum di Nairobi. Obiettivo del progetto è quello di mostrare, dando la possibilità ai più giovani di farlo con il mezzo della fotografia, realtà difficili come migrazione, guerra e povertà attraverso uno sguardo interno, più che mai necessario per comprendere davvero quello che accade.